siamo arrivati a Tosè, il penultimo giorno diciamo, perché poi domani ci rincamminiamo, in realtà stiamo anche martedì ma dobbiamo raggiungere il traghetto. Ieri erano da fare soltanto due strade praticamente dritte, una per arrivare da Xaltilan a Duz e l'altra da Duz a Tosè, però è stato faticosissimo, perché sono stati 300 km praticamente con la moto per traverso, pieni di sabbia, raffiche, poca sabbia sulla strada, però tante raffiche di vento. La moto ha camminato per tutti i chilometri per traverso. Ho tutto un dolore al collo da questa parte per stare sempre girato. E poi ho trovato la catena molto rigida, probabilmente l'ho tirata troppo dall'Italia. Ora vediamo cosa si può fare e cosa è successo. Sinceramente questo fatto della catena mi ha un po' preoccupato, non me l'aspettavo. È stato quasi trovato per caso, volevo ingrassarla, invece ho trovato questo problema. Pensavo fosse una cosa seria, invece. Ho allentato tutto, è bastato mezzo giro di vite di regolazione, sembra si sia un po' riassestata, però è arrivata un po' la catena, una parte via e una parte no. Speriamo che regge e che non sia troppo lenta così. Lasciamo i bagagli in albergo e iniziamo questo primo giorno con partenza e poi ritorno di nuovo a Tosè. Attraversiamo velocemente la città in una parte che non avevamo fatto il giorno prima, perché stiamo uscendo dalla parte opposta. Ed eccoci fuori dalla porta. Ci ritroveremo a passare per qualche palmeto, per qualche sterrato. Il paesaggio è molto simile a quello che abbiamo trovato per arrivare a Tosè, quindi di nuovo questi cannucciati per protezione da sabbia, di nuovo palmeti. E poi le immense distese, di nuovo simili al lago Salato. Andiamo a vedere nel dettaglio la tappa di oggi. Si parte da Tosè. Inizialmente questi 2 giorni prevedevano due itinerari diversi. Il primo, questo anello un po' più a sud, per andare a vedere Ong Jamel e Moses Pa, delle riprese del film di Guerre Stellari. Poi, percorrendo la pista superiore, saremmo dovuti di nuovo trovarci ad intersecare la statale che va verso le oasi di montagna. Purtroppo non ce la facciamo, abbiamo deciso di fare soltanto un giorno di tour da Tosè e quindi fare direttamente le oasi di montagna, perché saremmo stati troppo stretti per tornare a prendere il traghetto. Quindi optiamo per la seconda opzione, per l'oasi di Cebiga, Tamerza e il Canyon di Mides, per poi, nella stessa giornata di oggi, spostarci a Redeyef e fare l'anello della pista Rommel, sia quella asfaltata che quella sterrata, che poi vedremo che di sterrato ha gran poco. All'orizzonte di questa immensa spianata si cominciano a vedere i primi rilievi montuosi. Saranno i rilievi che poi danno la casa a tutte le oasi
di montagna che si trovano al confine con l'Algeria. Questo è l'inizio della dorsale che si estende verso nord e arriverà oltre, anche oltre al relief, ed è dove sono le montagne dove si trovano poi le piste Rommel, quella sterrata e quella asfaltata. Entriamo nel canneto dell'Oasi, ci saranno da percorrere circa un paio di chilometri. Piano piano le palme lasceranno lo spazio libero e si vedrà proprio l'attacco della dorsale. Come in tutti gli altri posti che abbiamo visitato, da qui in poi ci saranno pochissimi turisti. Ciao! Come vai? Vieni! Bene! Ciao, bene! Stanca un poco? Come? Stanca un poco? No, non stanca. Ok, posso discendere qui perché qui c'è una bella giro a piedi di mezz'oretta, cascata, sorgente, il villaggio vecchio, canyon, camminare con la guida Alibaba. Spiace, ma ci metto le moto all'ombra qui e penso lì, allora c'è un po' di ombra lì. Ma c'era il jeep? Come sempre super cordiali. Come ti chiami? Come ti chiami? Io bello Hassan. 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 Io Luigi. Merci, grazie Luigi. Phone rings, it's night. Two nights of sleep, blown my head, don't know what to do. I know. Questa è la parte città vecchia di Cebica, quella è la nostra guida. Non mi ricordo il tuo nome. Hassan. Stamattina non c'è vento, c'è anche meno sabbia in sospensione. Quella è la città nuova di Cebica. Una camminatina di 20 minuti nella parte alta e poi giù, dove ci sono le sorgenti. Si riparte in direzione prima Tamerza e poi il canyon di Midesse. Queste due parti sono quelle più ad est e quindi più vicine al confine con l'Algeria. Non abbiamo avuto nessun tipo di problemi, né come posto di blocco né altro. Probabilmente, come ho già detto in precedenza, è per via dei pochi turisti. Essendo il periodo del Ramadan, abbiamo trovato veramente pochissima gente nelle oasi, nei locali che comunque rimangono aperti per i turisti in queste zone. Veramente poche persone. E all'improvviso cade la favola. Questa è probabilmente la zona montuosa più affascinante della Tunisia. È un piacere anche per la guida. Sulla strada non si trova nessuno, né motociclisti né automobilisti, e tutto il paesaggio ricorda molto le zone desertiche del continente americano. Qui siamo quasi arrivati a Tamerza, dove si trova quel canyon percorribile con le motociclette da fuoristrada che quasi tutti i viaggiatori durante il viaggio in Tunisia riescono a fare. Riescono a fare forse qualcuno da solo, ma la maggior parte credo proprio captati dal mitico Farouk. Un personaggio che credo farà 500 km al giorno su questo tratto di strada in attesa di trovare qualche turista, motociclista soprattutto, che passa con la propria moto.
mitico personaggio e anche un po' psicologo, perché lui i turisti li prepara al meglio. Giri fa il fiume, non questa. Ma noi siamo in due, eh? Noi siamo in due. Amico, è la testa è battuta, non paura, ti tengo io qua. Non ho paura, il problema è vieni, lei. Segui me, vieni. Adesso qui per girare è difficile. Gira. No. Ok, grazie. All'inizio hai paura, che brutto poi battuto. Il GS, questo meglio del GS. Sì, e la testa. È bello, spettacolare. Ce l'ha coi GSisti. E allora si va, ma devo essere sincero, senza di lui avrei perso tantissimo tempo per cercarla. Non l'avevo tracciata precedentemente con Google Earth e girando l'imbocco non è visibile. Quindi partiamo, lui davanti con questo scooter che avrà fatto mille volte questo pezzettino. Sono circa un paio di chilometri e mezzo, credo. E non è così semplice come dice lui, probabilmente a seconda dei periodi, se si trova più o meno acqua. Ci sono delle piccole zone, diciamo, con la sabbia molto bagnata che crea un terreno viscido, in altri punti la sabbia è meno battuta e quindi rimane più soffice, alcuni punti crea fango, però è fattibile. È fattibile con la moto carica in due come la nostra, si è dovuti stare attento in alcuni punti. L'acqua comunque non è mai tanto alta, è sempre a pochi centimetri. Al ritorno ho lasciato la mia compagna Daniela al paese e per poi raggiungerla e pranzare lì, e quindi ho fatto da solo questo pezzo con Farouk e praticamente ce lo saremmo fatti a 60 all'ora. Il suo motorino si tiene con lo spago e con lo scotch. Anche da dire che bisogna stare attento con Farouk, perché di tutti questi posti che abbiamo girato è l'unico che cerca di spillare più soldi di tutti. Ci aveva chiesto 30 euro, alla fine gliene abbiamo dati 15. No. Fammi vedere qual è il pezzo. Questo è il pezzo più difficile. Ah, ok. Questo pezzo ho fatto scendere Daniela perché la sabbia era molto smossa e alta, ma veramente saranno stati 10 metri. Si riparte, qui siamo circa a metà percorso,
è tutto molto simile. Poco prima della cascata si raggiunge sulla destra un canyon dove Farouk ci ha spiegato che si tratta dell'ennesimo set cinematografico di Guerre Stellari. Generalmente credo che lui faccia fare un breve percorso a piedi per fare qualche foto e video. Noi ci siamo fermati poco e abbiamo fatto soltanto pochi metri all'interno del canyon. Non camminiamo, andiamo all'Oasi noi. Eh? No, non camminiamo, andiamo all'Oasi. No, qua è per fare la foto, poi si va alla cascata. Mannaggia la miseria. No, guarda il posto. Qua si va per fare la foto, 20 metri. Bello, e poi c'è la cascata lì. Per vedere questo posto non devi essere arrabbiato, guarda, è bello. Guarda, bellissimo. Bello. Eh? Bellissimo. Guarda il spettacolo. Qui è questo, è scavato con l'acqua. Quante piovi qua in Algeria? Un'ora. L'acqua arriva a 5 metri e il sale nel lago salato da qui arriva, dalle rocce, perché l'acqua piovana porta il sale da qui, ok? Dalle pietre. Dalle pietre, guarda che bello, guarda. E quella nera, la selci, faceva lo scintilla questa, sono promotive, dentro focaia. Guarda, aspettate. Qui hanno fatto Indiana Jones e Star Wars, lì a gara con le aeree. Ah. Era qua dentro. Come la gara con gli aerei? Primo 1976, le gare con gli aerei, era qua. Sì, ma che aerei c'erano? Modellini. Sì, piccoli droni, aerei. Certo. I droni non c'erano all'epoca, c'erano gli aerei telecomandati. Andiamo, dai. Non l'ho fatta io, ma l'ha fatta Farouk. Questi. Sì, questi. Ah, i dischi volanti. Bravo. Farouk mi ha fatto da guida. Sì, sì, Ron. E lasci la roba lì. Non viaggiano più i turisti con questo, eh? No, comprano il GS adesso. E questa è migliore per venire qua. C'ha i soldi, compra il GS. Eh? Chi c'ha i soldi, compra il GS. Chi ti ha il GS, viaggia in culture operator e vedere questo mai della vita. Pranzo 8 e mezza, spazzolato, abbiamo mangiato benissimo. Come sottofondo la musica napoletana, mitico. Piccola ripresa, piccola ripresa. Lasciamo Tamerza per dirigerci verso il canyon di Mides. Dista pochi chilometri da Tamerza. Arrivati a un bivio sulla sinistra, poi ci saranno da percorrere circa 4 km di sterrato molto semplici. Questo canyon corre lungo il confine con l'Algeria. Questa è l'entrata del parco. Si parcheggia la moto subito dopo l'ingresso. Naturalmente anche qui ci sono le guide, questo è un ingresso a pagamento ma con delle guide ufficiali. Appena arrivati ci spiegherà subito dell'alluvione che colpì tutta la Tunisia. Era che ero giusto in maniera di allora funzionava via. Ma la stessa alluvione che ha, in Tunisia in generale. No, che ha chiuso, sì, ma che ha chiuso la cittadina di Civica. Sì, sì, sì. Passate le rovine del vecchio villaggio distrutto dall'inondazione che causò anche la distruzione del villaggio di Cepica, poi si conclude la visita con una passeggiata sui bordi del canyon, breve passeggiata, poche centinaia di metri e arriveremo di nuovo poi su al parcheggio della moto. Le inondazioni risalgono al 1969.
Ed eccoci arrivati in un altro posto simbolo per chi viaggia in moto in Tunisia, la pista Rommel. La pista Rommel inizia qui con questo simbolo del fucile. A detta dei locali, la vera pista Rommel è soltanto questa qui asfaltata, ricostruita sulle tracce della strada di guerra che fece costruire il generale Rommel, mentre quella sterrata, pseudo sterrata, perché ormai di breccia ce n'è rimasta veramente poca, che faremo nel pomeriggio, è soltanto, secondo loro, una vecchia strada delle miniere di roccia, delle cave di roccia. A mio modesto parere queste cose non contano molto. Quello che conta è che queste strade sono entrate nell'immaginario di tutti i viaggiatori che vogliono venire in Tunisia, e quindi non è importante tanto la verità sulla storia di questa strada, ma le emozioni che riesce a dare. Quindi venite a farla, perché sono due strade bellissime. In particolare quella asfaltata l'abbiamo fatta in discesa e dà dei panorami mozzafiato, sia per le montagne intorno che per lo sguardo all'orizzonte, da dove si riesce a vedere gran parte della Tunisia. La zona interessata da queste due strade, partendo da Redeyef, con il nord in alto noi abbiamo a sinistra la strada asfaltata, e scende da percorrere in discesa, scende fino ad un punto in pianura dove si inizia il trasferimento per la strada sterrata, se la si vuole percorrere in salita, ed è questa qui che troviamo alla destra di Redeyef. Nello specifico queste qui sono le coordinate d'inizio della Rommel asfaltata, coordinate dell'inizio del trasferimento verso est per la Rommel sterrata, inizio della Rommel sterrata e fine della Rommel sterrata di nuovo per tornare a Redeyef. Purtroppo nella creazione del video di Google Map ho aperto la finestra con le coordinate per farvele vedere, ma non mi è stato possibile visualizzarle, quindi se qualcuno ha necessità può tranquillamente chiederla nei messaggi del video. Ed eccoci qui, imbocchiamo la pista che avevo tracciato come pista Rommel, e poi andando avanti ci rendiamo conto che era proprio lei, la stessa pista in molti video. Primo piccolo pezzo di sterrato che avrà la lunghezza di circa 2 km lascia subito il terreno a questa pavimentazione in cemento che poi rimarrà costante per quasi tutta la lunghezza della pista. Comunque i paesaggi bellissimi anche in questa zona, molto più stretti rispetto alla Rommel asfaltata, ma bellissimi, e con nessun turista motociclista durante il tragitto. Soltanto all'uscita di questa pista abbiamo trovato un camper che stava bivaccando all'imbocco della Rommel. Saliamo collina dopo collina credendo che sia finita, invece si affaccia un nuovo paesaggio sempre più bello, fino ad arrivare a questo punto visto tantissime volte nei video, in cui si susseguono dei tornanti con questa pista che sta a picco su questa scarpata che comprende circa 5-6 tornanti. Sale sempre più su e qui ci avviciniamo alla
parte più alta, quindi quella che sta sullo stesso piano di rilievo. Alcuni passaggi sono da tenere d'occhio perché la strada è molto stretta e il dirupo a fianco è notevole. Di nuovo un piccolo tratto disterrato. Ecco l'unico pezzetto che è rimasto disterrato. Quasi svanica, su questo piccolo altopiano si ripresenta di nuovo un lungo sterratone bello piatto e molto scorrevole. Di circa 15 km. Ed ecco questo gruppo di pietre sporgenti che per poco non mi facevano perdere Daniela. Questi sono gli ultimi metri della pista Rommel che si affaccia poi vicino alla città di Redeyef. In realtà questa parte è quella che poi si metterà nella città attraverso quell'enorme discarica che ho evitato di riprendere, ma che in molti altri video è presente. Attraversiamo velocemente Redeyef senza fare riprese e poi tutta la zona sopra in alto che porterà poi scendendo su questo lungo rettilineo che ci farà ripassare di nuovo nei primi paesi prima di Toser. E poi ci mettiamo subito nel caos del centro della città. Torniamo per la seconda volta, ieri e oggi, qui al centro di Toser. Questo è il ristorante dove mangeremo questa sera, questo qui sulla destra. E poi da qui però non faremo altri tour perché abbiamo deciso di incamminarci verso il traghetto, quindi verso Tunisi, un giorno prima della partenza, perché ci aspettano più di 400 km e non conoscendo le strade pensiamo sia meglio avvicinarsi un giorno prima. Non sappiamo ancora se arriveremo direttamente a Tunisi nella giornata di domani oppure ci fermeremo strada facendo, magari visitando qualche altro villaggio, se capiamo che la strada ci consentirà di arrivare puntuali al traghetto che abbiamo verso l'ora di pranzo. Come tutte e due le sere prendiamo sempre l'imbocco sbagliato, quindi usciamo da questa porta e percorriamo poche centinaia di metri fuori dal centro, poi capiamo che non è quella dell'albergo, quindi ok, si ritorna indietro, si ripercorre tutto quanto. Sembrava questo qua l'imbocco e invece no, poi non riconosco alcuni punti di riferimento. Entriamo di nuovo da questa porta, poi riusciremo da quella successiva e finalmente questa sarà la strada giusta. Finisce qui questo breve viaggio nella parte sud della Tunisia che ci rimarrà nel cuore. Di tutto questo poi, come sempre, te ne accorgi quando ritorni, quando avrai la mancanza degli odori, dei sapori, delle persone che parlano una lingua che non è la tua e del muezzin che canta per le città.
pensa prima di accendere la macchina, di uscire con la moto. La mattina che siamo andati verso il porto, a Tunisi, guidare la moto stracarica di souvenir, di oggetti comprati la sera prima, è stata un'impresa. Io in preda all'ansia, perché ad ogni cambio di direzione mi sembrava di cadere, e lei se la rideva. Piccolo passo indietro. Qui stiamo tornando verso il porto di Tunisi, ma in realtà siamo arrivati il giorno prima e 2 giorni fa avevamo finito il video con l'arrivo in albergo a Tosserre. Il viaggio di ritorno da Tosserre a Tunisi è stata tutta quanta una tirata, senza nulla di particolare. Ho dovuto saltare il passaggio stretto, il famoso passaggio stretto di Sened, che tornerò a fare prima o poi. Per il resto della narrazione del viaggio di ritorno non c'è molto da raccontare, se non un episodio fantastico che ci rimarrà nel cuore. Eravamo a 60 km da Tunisi, si stava facendo notte, come al solito affamati per non aver trovato nulla di aperto per mangiare, e ci fermiamo sul ciglio della strada soltanto perché ci stavamo infreddolendo. La temperatura era cambiata notevolmente mano a mano che tornavamo verso nord. Si avvicina un ragazzo che era il proprietario di un locale che stava lì sotto la sua casa, ma che era chiuso, ma noi l'avevamo già notata questa cosa. Soltanto che vedere i bracieri lì sotto, c'è bastata l'idea di immaginare quando tutto quanto era aperto e c'era la carne fatta al momento. E lui è sceso, stavano preparando la loro cena dopo il Ramadan della giornata, ci ha fatto entrare nel locale e ci hanno servito 4 o 5 portate di ogni ben di Dio. Grazie Salem, non lo scorderemo e speriamo di vederci presto in Italia per contraccambiare questa inattesa ospitalità. Prima di lasciare la Tunisia approfittiamo per l'ultima volta della benzina a 80 centesimi circa. L'uscita alla dogana al porto non è stata velocissima come ci aspettavamo, e altrettanto lungo è stato l'attesa della partenza perché la rimandavano in continuazione. Dopo le litigate tra la polizia e l'equipaggio siamo saliti. Partenza prevista per l'ora di pranzo e invece ci siamo ritrovati a notte. Pochi minuti e si risbarca sul suolo italiano. Civitavecchia. Se loro stando in gruppo, se loro hanno controllo unico, capito? Ma voi i controlli li fate tutti insieme? I'm a backseat driver, clutching the seat. Vi fermate a mangiare qualche parte o andate due? Almeno saliamo. Con Ramadan, no. Durante la giornata come facevate? No, avevamo la porta per pranzo, la cena in albergo. E dove prendevate la spesa? No, noi ce l'abbiamo portata. Per tutti i giorni? Dato la... per chi portava una cosa, chi portava un'altra. Io c'ho questo. Qua dietro solo cibo era. Gli spotti, barrette, cioè... Già questa per te, 50 kg. Sonno, fagioli, ingombro, salmone, abbiamo fatto la cura! E ti sei comportato a mezzo al deserto c'erano i regoli, ciotoline, forchettine, chi bravi, cucciva, chi faceva, no? Noi abbiamo avuto tante difficoltà. Come il potevo sto cazzo a cambiare i cappellini? Oh, pure il caffè! Se Antonio ti ha portato la Lisia dei Longhi con la presa, non tenevi i caffè! No, invece l'altro ragazzo fa il fornellino, nel deserto col fornellino la pasticcera! Sai proprio... No, loro sono organizzati.
fa la forza. Katie's a jack-o'-lantern. Katie's got eyes to wide. Katie's got face expressions. Katie's got something to hide.